Buongiorno a tutti quanti, bentornati su Gaming Galaxy, live streaming di quei due simpaticoni Crytek, la donna con gli occhiali giganti e la passione per, faccio le virgolette con le mani, inserire quello che volete qua, e l'uomo che parla troppo velocemente, che manco la sua conduttrice lo capisce. Ora, live stream durata circa un'ora che verrà suddivisa in due, che ovviamente ci beccheremo la seconda parte questa settimana, plausibilmente giovedì, ma so che siete qua per sapere le novità, se non avete visto la stream o per sapere che cosa ne penso di tutto ciò. Iniziamo con le novità, poi passiamo alla pseudo discussione, dico pseudo perché parlo da solo e leggerò i vostri commenti in seguito. Prima novità, due armi, due bolt action, lo Springfield 1866 e il Martini IC-1. Come ho detto prima, sono due bolt action, il primo che si colloca nella fascia del Vettelli, è leggermente più performante in termini di danni e distanza del Vettelli, ma è molto lento, quasi quanto lo Spark. Il secondo invece è nella fascia dello Spark, o meglio di danno dello Spark, ma ha una ricarica più veloce. Vi lascio comunque in descrizione il link della live che lì hanno fatto vedere e sentire tramite video come sono. La seconda novità sono i cambiamenti dei tratti, o meglio del costo di un bel po' di tratti che state vedendo passare a schermo. E nulla, qua non c'è nulla da dire, è semplicemente un bilanciamento, nulla di particolare. Denoto solo la tendenza a diminuire il loro costo, che è sinceramente un'ottima cosa. Terzo e ultima ispezione della live, e credo sia il più importante per loro, e un buon incentivo a pensare bene di Crytek, e cioè l'inizio di un metodo anti-camping. Non crediate sia un metodo tipo campanelle al collo dei cacciatori, ma sono diversi cambiamenti al gioco che rendono il camping molto meno produttivo per intenderci. In pratica stanno cercando di disincentivare questo stile di gioco. Il primo step è l'introduzione di una item box che, come vedete nella foto, non è altro che un bauletto dove recuperare consumabili o tool che avete utilizzato. Attenzione, però, questo item box, e ne troverete uno o due in ogni zona della mappa, vi fornirà un consumabile o un tool atto all'attacco, quindi niente consertine, ma dinamiti e simili. Con questo item box la Crytek cerca di portare gli scontri all'interno delle varie zone, facendo utilizzare molto di più i consumabili dei player, che così facendo possono difendersi anche meglio da esseri ed essere più performanti contro, per esempio, i camper. Step 2 del metodo anti-camping, che si collega allo step 1, è l'introduzione fin dall'inizio, sempre come vedete in foto, di 4 tool e 4 consumabili per ogni cacciatore. Questo comporta una possibile e un probabile dispiegamento di oggetti atti a rimanere in vita, e ovviamente è uno step che si ricollega al primo. Più ite, più caos, più divertimento, ed è meno probabile che, se noi abbiamo la taglia e ci dirigiamo verso un'estrazione, abbiamo, pur avendo combattuto prima, magari nella zona del boss, ancora parecchi item a disposizione per poterci difendere. Step 3, lo vedete dall'immagine, cambiano due tratti e si collegano ai primi due già descritti. Sono tratti appositamente studiati e che costano poco, per rifornirsi più facilmente e refullarsi di tool e consumabili pressoché ovunque, con qualsiasi cosa, dagli item box a cadavere degli altri giocatori. Ora, per fortuna che gli ultimi due step sono diversi, perché già così per me hanno esagerato. Ma tiro le somme, dopo abbiate pazienza. Step 4. Hanno cambiato il suono percepito nell'area del boss. Ora faccio partire la registrazione e state bene in ascolto. Bene, vi si è sentito? Il suono ha tre livelli, il primo è agli 80 metri, il secondo è ai 40 e il terzo ovviamente è all'interno dell'area del boss. Questo
Questo cambiamento è stato creato per capire, e 80 metri sono tanti, se ci sono altri player nelle vicinanze. L'unico modo per far tacere il tutto è uccidere il boss. Quindi, se arrivate nell'area del boss, saprete immediatamente se questo è stato fatto, se è in fase di uccisione, se ci sono altri player, ancora prima di arrivare vicino a qualsiasi edificio dell'area preposta. Ultimo step, e poi facciamo una discussioncina, sto video è lunghissimo, aumenta il reward in base al tempo in cui si ha la taglia e si estrae. Più tempo rimarrete in gioco con la taglia in mano, più reward beccherete dopo aver estratto. Oh, bene, video in chiusura, ma non prima di aver un attimo tirato le somme. Allora, armi e tratti possiamo evitarne di parlare, sono aggiunte al meta e va bene così. Parliamo però un attimo del metodo anti-camping. Che ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Io sinceramente sono parecchio perplesso, e soprattutto per i primi tre step e il suono del boss. Mi spiego meglio. Ci sta avere più tool consumabili fin dall'inizio. Si ha sicuramente una propensione migliore per essere più aggressivi. Ci sta magari avere dei tratti che mi aumentano il ritrovamento di questi tool consumabili. Ma l'item box? Cioè, e dai, esageriamo. In pratica posso fare il pazzo che lancia dinamiti a tutto spiano, perché tanto li recupero praticamente ovunque. Boh, sono perplesso, ma quello che mi fa più ammattire è il suono del boss. Ora, è bellissimo, fatto benissimo, ma a 80 metri? Cioè, in pratica inizia a sentire il boss quasi da un'altra zona. Vuol dire che se esponi nel posto giusto, manco ti devi avvicinare per capire che il boss è davanti a te, e puoi andare a cazzo durissimo con dinamite o qualsivoglia genere di strumento di morte per farlo saltare in aria in 2 secondi netti. Ma vedremo che ne dirà la community. Voi fatemi ovviamente sapere, come detto prima, i vostri pareri, e beh, ci rivediamo con la prossima live. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.